È sempre il solito cretino. Che facciamo? Entriamo? Ma scusate, non dobbiamo aspettare Sara e Velt? Erin e Velt, se Velt deve aggeggiare con gli aggeggini, no? Dovevano darsi una mossa. Questo dungeon è chiaramente umate. Oh mamma. Entra, uccidi mostro, arraffa tesoro, esci. Ah. Andiamo! Se lo dice il mago. Farebbe vedere un sentiero davanti a sé. No, senta, io qui sentieri non ne vedo, vedo soltanto un albero grande. Mi dovrebbe prendere il sentierino, quello accanto all'albero. No, quello sopra l'albero. Ma allora lei mi vede? Dottore, dove è lei? Eh? È che lì sbagliano tutti, che... Va bene, ho capito, ma si troverà anche funghi con questo, ma ci credo poco. Ma... Non morti! Zombie. Zombie? No, zombie no, ragazzi, eh. I zombie a me mi fanno paura, dai. Ho sempre avuto il terrore degli zombie. Ingegnere? Buongiorno. Ma come la sei conciato? Chi l'ha paura di buhare nella viottola? E questo è per i cacciatori, per evitare che ci sparino. Ma che cacciatori? Io me ne intendo, ma questo mi sembra un periodo di caccia. Sì, ma noi siamo in una riserva di caccia. Sì. Però adesso andiamo, perché altrimenti manchiamo l'ora buona per prendere i funghi. Sì. E mentre noi li cerchiamo, possiamo parlare anche della conferenza. Senta, a me della conferenza in questo momento non me ne importa proprio niente. A me quello che mi interessa ora è di trovare un fungo più grosso di quello dell'avvocato Musumeci. C'ha un culo quello lì, ragazzi. Perché il fungo dell'avvocato Musumeci quanto è grosso? 1,350 kg. Un mostro. Questo! Vai, Lazar, brucia tutto. Che i vostri corpi siano cosparsi di fiamme ardenti! Vado, Lucio. Dice un ranger, tu pari un lampione. Tieni, prova col tiro al piccione, magari ti viene. Ehi! Aspettatemi! Messeri, che cercate il passo, a voi sarà concesso solo se con arguzia risponderete al quesito che ascolterete. Ha un indovinello? È un indovinello? E noi ci abbiamo Trasar. Vai, Coso, spara il tuo colpo più grosso, non ci fai paura. E così sia. Rispondete a questo. Io son pancia, spesso sazia. Son caverna, ma non ghiaccia. Puoi spostarmi, ma non desisto. A una sola cosa non resisto. La vul!
qua! La vulva! Non è vero, non è. Ma che cazzo dici, Trasar? Cioè, la fia davanti alla conoscenza. No, no, guardiamo che fare, uno squisio. Allora, si rifà. La risposta giunta è errata. A voi è proibita ogni entrata. Ma no. Sei un cretino, la vulva! La vulva! Trasar, ma la topa ti viene in mente? In tutta la tua vita la prima volta che ti viene in mente la topa? Oggi. Davanti a lui. In un dungeon. Ma ha fatto una sega a casa tua. Dottor, a cosa va? Ingegnere, parli piano, per carità, parli piano. Parla piano, chi ha paura gli scappi? No, è che io mi sto concentrando. Io sento l'odore dei porcini, ci sono porcini qui sicuramente. Senti l'odore, ma chi è lì? È un cane a tartufi. Venga, faccio il piacere, venga via. Cosa la sirizzi? Certo che la mamma dei cretini è sempre incinta. Forza, venga via. Sarsi di lì, sirizzi, forza. No. Ma guardi lì, davanti a lei, a mezzo metro. Ma guardi, ma che là hanno safole. Ma guardi che bellezza. No, fermo, non lo tocchi. Me lo lasci guardare un altro momentino. Bello. Mi dici come cavolo ti è venuto in mente, eh? No, dai, lascialo stare, poverino, è venuto in mente a tutti. A me no. A te no. Lui l'ha detto. Ci penso io, la risolvo io. No, no, no. Stai fermo lì, si fa a modo mio. No, Crom, no! Zitto e buono, lì. Shh. Cancelliere, allora, noi per arrivare fino a qui ci siamo fatti un culo così, va bene? Si ammazzavo 690 zombie. Quindi ora, lo sai che succede? Lo sai che succede? Ce la fa un'altra domandina. Una domandina veloce, una indolore. Ti prego. Dai, Bargiglino bello, ce la fa. Una domandina facile, una veloce. Va così. Bene. Visto che la vostra favella è assai prestante e il vostro incedere pressante, a voi, guerriero così ardito, proporrò un altro quesito. Vai. Ci sono, ragazzi. Ci penso io a questa. Spara! La domanda che vi si propone è: cos'è che fa la schiuma ma non è sapone? La birra! La birra! No, vabbè, non ci posso credere. Non posso che dichiararti sfatta. La risposta era dunque esatta. E vai! Campioni del mondo! Campioni del mondo, sai! A casa vai! Campioni! Sta vinto! O vai! Grandi! Il più bello, il più meglio! Non capare, la verità! Allora? Ma allora cosa? Sto guardando la mappa, aspetta! Gli altri! Dobbiamo trovarli, spiegare la situazione e trovare una soluzione insieme. Allora, primo, io non devo rendere conto a nessuno. Eh? Secondo, perché devi fare una cosa quando puoi farla fare a qualcun altro? E terzo, se il biondino ci rimettesse le penne... Non credere, sai. Comincia a cavarsela bene. Non è mica un pallone gonfiato come te. Senti. Gli uccellini, senti, è arrivata la primavera. Ma la fai finita. E comunque, l'ingresso VIP è da quella parte. Dopo di lei. Grazie. Prego. Andiamo a prendere la chiave.
È il boss di fine livello. Il drop lo luto io. Ecco il significato della frase appena pronunziata da Kevin. Il drop lo luto io. La sentenza è presa dal linguaggio dei videogiocatori fantasy in multiplayer online. La frase ha il seguente significato: il malloppo o la refurtiva che ha il nemico lo raccoglierò io, con un notevole risparmio di vocaboli e di preziosissimo tempo. Guardate cosa ha il collo. Servi fedeli, surgite! Dottore, la si fermi! No! Dottore! Ma che la guarda? Che la scelta? Niente, cercavo il posto giusto, perché altrimenti vedi, l'altitudine può falsare... Sì, lo guarda, io gli devo dire una cosa. Io non è che avessi una grande fiducia in lei, però ora mi devo ricredere. Il posto alla conferenza è suo! Ah, bene! Sì, però ora pensiamo. Ah, pensiamo. Non me lo dica, non me lo dica! Glielo dico? Quante è? È 1,480 grammi! Sei stato te? Grande Cinzia! Ma è possibile che un dentista come lei sia così maldestro? Eh? Forza, cerchi. Squilla il telefono, risponda, no? Va bene. Ma risponda pure! Scusi, eh? È mia moglie? Scusi, eh? Ciao, cara, come stai? Io sono qui con l'ingegner Draghi, stiamo cercando funghi, stiamo... Quando? No, tu aspettami lì, arrivo subito. Ingegnere... Una disgrazia! E cos'è successo? Mi sono entrati i gatti in casa! I gatti? Ma cosa vuole sia due gattini? Venga via! Su, cerchi il fungo! Ma mi si è rotto anche il tubo dell'acqua! Sono tutti bagnati! Corrono a destra, a sinistra, sotto, sopra! E mia moglie si è rifugiata sopra un divano! Non sa neanche nuotare! Io devo andare a salvarla! Ingegnere, dobbiamo andare! Mi dispiace, dobbiamo andare! Niente fungo. Niente conferenza. Dai, Drasi, vai, se dai. Alla grande. Una su tre ci sta. Dai, Drasi. Che ti ho preso? Ma che è? Trasato. Ma la chiave? Chi la prende la chiave? Io no. Vai. Io fava. Scusi.
Ragazzi, l'ho presa! No, fermati, non toccarla! Non dove eri finita? Conan, il re mi ha... Vabbè, poi me lo spieghi dopo. Dobbiamo andare a aiutare gli altri. Non ti preoccupare. Ma che vuoi fare con quel coso? Buttalo via prima che te lo tiri nei denti da solo. E dammi la chiave. Ammaliato tu sia dal mio potere. Ma che fai? Dammi la chiave. Finiamo questa cosa prima possibile. Principessa. I gattini. Tutti bagnati. I gattini fanno miau. Io mi sono perso, non ho trovato niente. Voi? Ma tranquillo, non ti sei perso un granché, o forse tutto. No, in realtà siamo noi che non abbiamo ottenuto nulla, grazie ad Aulin qui. Insomma, che è successo? Che è successo a te? Dove sei finito? Perché sei già cambiato qui al parcheggio? E lei è finito... la madre? Vabbè, senti, a raccontarti tutto ci vorrebbe un monte di tempo e un monte di birra. Mi piace, andiamo a bere? C'è un'idea migliore. Si farà tutti insieme. Ottimo, conosco una pizzeria e li... Ma che pizzeria? Chi perde paga pegno, si fa a casa tua, bello. A casa mia. Perfetto. No, no. Il nostro Ugo ci ha declamato le grazie della sua dimora molto spesso. No, ho i coinquilini... Andata, a casa di Ugo. A casa mia, va bene. Casa mia. Casa mia.